maestri mi ha insegnato che cosa fosse il cambiamento in psicoterapia. Io vorrei raccontarlo a voi con una metafora, quello del mazzo di chiavi. Ognuno di noi, quando arriva da uno psicoterapeuta, qualsiasi sia la ragione per cui ci arriva, perché ha un momento di crisi, perché ha dei sintomi che lo disturbano, perché vuole un percorso di crescita, perché è in psicoanalisi didattica e quindi ce l'hanno mandato a forza, deve essere consapevole che andrà verso un cambiamento. Il cambiamento durante una psicoterapia o durante un percorso di crescita non ha a che fare con il togliere qualcosa da voi, quindi non si cancellano sintomi, non si smacchia la persona perché diventi una persona nuova, ma si dà la possibilità a questa persona di essere meglio di come è arrivata, o meglio, più fornita. Per quale motivo? Perché quando qualcuno arriva da me è la miglior versione di se stesso, è tutto quello che è riuscito ad essere in tutti gli anni di fatiche, di problemi, di vita, di ambiente, di famiglia, di tutto quello che ci potete mettere. È arrivato da me con il suo mazzo di chiavi. Quindi vuol dire che quelle chiavi hanno aperto una porta, hanno aperto la seconda, hanno aperto la terza, hanno cominciato a far fatica ad aprire la quarta, la quinta e alla fine è arrivato perché le sue chiavi non aprivano più nessuna porta. Questo vuol dire che quelle chiavi non vanno bene? No, vuol dire semplicemente che quelle chiavi hanno fatto il loro uso, sappiamo per quale motivo devono essere usate ed è ora di forgiare delle nuove chiavi. Ecco che allora lo psicoterapeuta e il viaggio con lo psicoterapeuta, il lavoro che si sta facendo, risulta essere una sorta di laboratorio in cui insieme al paziente si vanno a forgiare delle nuove chiavi, che poi possiamo chiamare nuove chiavi di lettura, ma di fatto è meglio pensare ad un mazzo di chiavi. Quando arrivate da me, arrivate con il vostro mazzo. Insieme a voi costruiamo delle nuove chiavi che vi permetteranno di essere più consapevoli, di aprire più porte e soprattutto di essere in grado poi di aprire con le chiavi giuste le porte giuste. Vi ringrazio di aver scelto ancora me e Pillole di Psicologia. Se volete lasciare un like, commenti, suggerimenti potete scrivere qua sotto e sarò veramente contenta di rispondere alle vostre domande. Ciao a tutti!